Di Gianni Lupi, ciao Gianni. Ciao. Senti, siamo qua per parlare al dog sport di cane corso. Il cane corso, sì. Bellissima razza. Ecco, già lo dici perché ovviamente è la tua razza. La tua razza prescelta. E te la faccio subito questa domanda. Perché hai scelto il cane corso? Beh, diciamo, me l'hanno fatto conoscere, dico la verità. Poi ho avuto un cucciolo, uno, due cuccioli di cane corso. Bisogna averlo per innamorarsi, dico la verità. Poi ci siamo documentati perché il cane corso, per cosa serviva, rispecchiava la mia persona, dico la verità. Allora ho allevato questi cani corso, sono già 12 anni che alleviamo cani corso e grazie a Dio ci difendiamo. Bene, tu sei grosso, il cane corso è grosso. È grosso, ecco che nasce il mi rispecchia, diciamo, si dice che nel cane si rispecchia l'animo del padrone. Senti, adesso invece parliamo del cane corso di per sé. Il cane corso ha una storia, come tutti. Diciamo che è una razza che è stata riconosciuta dall'ICE nelle razze italiane dal 94, perché era una razza che stava andando in via di estinzione. Poi qualcuno, vecchie genealogie, hanno riscoperto la razza, le hanno rimessa e sono nati i famosi allevamenti di Simona Danzarella, Mariano De Chicco e così via, che sono in continente. Poi qua a livello amatoriale lo facciamo noi. A livello Senti, amatoriale. Il cane corso che storia ha? Quando nasce esattamente? Allora, lui nelle raffigurazioni degli antichi romani c'era il napoletano e anche il cane corso, è un cane antichissimo, infatti era in via di estinzione. E poi la differenza che la gente pensa che sia corsicano il cane corsicano e nasce nelle Puglie, nelle Murge. Ah, quindi italiano? Sì, nella razza italiana lui è un cane tipicamente pugliese, nasce nelle Murge proprio. Si usava nelle fattorie, nelle cascine, come cane da bestiame, cane da guardia, cane da difesa, come possiamo avere il maremmano, il cane da pastore, insomma, praticamente. Però lui è un cane affidabilissimo, soprattutto per la casa, il padrone. Sono cani che bisogna averli per vedere, per rendersi conto. Che... Attualmente perché cosa viene usato? Sempre per la stessa cosa? No, adesso diciamo che dalla caccia che si usava il cane, perché si usava la caccia al tasso, infatti la coda, la caccia al tasso, perché la coda che la gente purtroppo si lamenta che viene tagliata, non è fatta con cattiveria. Significato, perché la coda viene tagliata alla quarta vertebra, proprio perché quando entrava nel sottobosco, il padrone, quando andava a caccia al tasso, lo tirava dalla coda al cane, ecco perché si taglia la quarta vertebra. Ah, ecco, c'era un motivo. Sì, per... sì. Invece adesso diciamo viene utilizzato, come mi stavi dicendo, per cane da compagnia e cane da guardia. Ecco. Sì, poi la maggior parte delle persone, che poi in Sardegna ci sono bellissimi cani e che non li fanno uscire, però io dico lo usano solo esclusivamente per fare la cane da guardia nelle ville che sono affidabilissimi. Affidabili perché specialmente le femmine, attenzione, le femmine sono di una cosa allucinante come fanno la guardia nel loro territorio, sono territoriali al massimo, mentre il maschio è un po' più menefreghista, diciamo. Adesso ti faccio una domanda, così un po' a sorpresa, che è la domanda di Canilandia, ma tu un cane così lo consigli alle famiglie che hanno bambini? Sì, ma io vi farò vedere dopo, se vogliamo fare una dimostrazione, faccio vedere il cane facendo gli attacchi e poi dandolo a un bambino qualsiasi. Se lo porta a sì, perché sono cani affidabilissimi. Poi specialmente questi che abbiamo noi qua sono cani da gara,
cioè devono stare, devono essere tutti equilibrati. Noi stiamo selezionando qui a Sassari, io e un altro amico mio, proprio per la testa che hanno. Cani che puoi lasciarli in mano ai bambini tranquillamente. Vabbè, equilibrati. Noi sì. Diciamo comunque sempre il consiglio di Caninandia è questo, è quello praticamente di quando c'è un cane ci sia un adulto vicino a un bambino, perché sì, l'unico metodo di difesa che ha un cane è il morso, quindi io faccio il paragone, un pastore tedesco che è un po' più alto rispetto a un bambino di 2 anni lo morde in testa, è una cosa ovvia, non perché non arriva alle gambe magari. Però se avete ben visto in tanti incidenti che sono successi dei cani, proprio il cane corso non lo vedete mai, non succede mai, perché lui nella famiglia ha rispetto per la famiglia, però nella famiglia stesso ne sceglie uno, può essere il padrone di casa, la moglie, un figlio, lui sceglie uno della famiglia, poi sta con tutta la famiglia, attenzione con i bambini, ci gioca, però lui ama solamente una persona della famiglia, non c'è niente da fare, non lo stacchi, come il mio cane, anche se mia moglie se lo porta in giro, lui ha scelto me e basta, voi lo vedrete, Lupin è un cane. Sei il suo compagno di gioco. Sì, sì, sì. Senti, invece un cane come il tuo appunto, Lupin, che è un campione italiano. Sì, vice campione mondiale e campione italiano. Bene, per diventare campione italiano. A Bratislava. A Bratislava, questo. Per diventare invece campione italiano, deve fare una prova lavoro. Sì, il Cal 2, ma prima di fare la prova lavoro ci vogliono tanti sacrifici, perché purtroppo noi siamo su un'isola e per spostarci dobbiamo spendere, andare avanti. Avanti e indietro con le macchine, con le navi, con gli aerei, è una spesa, perché se uno veramente non è appassionato a queste cose non le fa. Comunque, mi dicevi, scusami, ti dicevo, per avere il titolo, il CAL, allora il CAL per entrare in classe lavoro lui deve superare delle prove che poi vedremo in diretta qua con i cani che abbiamo. Fare il CAL praticamente è un attacco, non è come i pastori tedeschi che deve retrievere queste cose, lui deve fare un lanciato e un attacco alla manica, basta, e l'equilibrio poi si fa vedere il cane, l'equilibrio che lascia la manica, cioè il cane si rimette fuori dal ring, tutto quanto, e ritorna tranquillo come era prima. Normale. Tranquillo. Bene, allora tu ci hai dato una generalizzazione della cosa, adesso noi invece cosa facciamo? Andiamo a vedere semplicemente la morfologia del cane. Sì. Ci rivediamo dopo con Gianni per riparlare appunto di quello che stava dicendo poco fa, gli attacchi e così via. D'accordo, grazie. Grazie. Benvenuti nel laboratorio di Caninandia.it. Dottor Anfonsi, buongiorno. Buongiorno. Cosa ci può dire di questa razza? Dal punto di vista sanitario, se parliamo del cane corso, possiamo dire che in questi ultimi anni la razza ha avuto dei miglioramenti notevoli. Rispetto a qualche anno fa, dove si incontravano molto frequentemente problemi soprattutto di displasie alle anche e anche ai gomiti, il cane in questi ultimi anni, sicuramente per merito di un allevamento coscienzioso, ha ridotto molto queste problematiche. È più di raro rispetto ad anni fa vedere cani con gravi problemi di displasia. Che cosa bisognerebbe fare per poter prevenire la displasia dell'anca? A che età si dovrebbe fare un esame diagnostico? Beh, allora, sicuramente chi lo acquista dovrebbe rivolgersi a allevamenti ben referenziati con padre e madre che dispongono della radiografia dell'anca e quindi di una esenzione, diciamo così, da questa patologia, e poi il resto del merito va al proprietario. Il proprietario dovrebbe evitare di appesantire il cane, di tenerlo in pavimenti o comunque dove i suoi legamenti di un cucciolo, che già è un cane che tende a mettere peso e cresce molto velocemente, sì, queste cose si possono evitare. Quindi dico, alimentazione controllata, e per avere una buona, ragionevole, diciamo, certezza che il cane sia esente da queste patologie, già all'età di 6-7 mesi si può fare una radiografia cosiddetta preventiva per escludere questo tipo di patologia. Il cane, quindi il movimento è molto importante sino all'età del cucciolo, o cosa bisogna avere del movimento normale? Il movimento è molto importante, sicuramente non bisogna stancarlo, pretendere dal cane più di quello che lui vuole dare. Perfetto. Un'altra problematica di questa razza, per sentito dire, è il prolasso della terza palpebra. Sì, sì, è una razza in cui, come tante altre, è abbastanza frequente, soprattutto molossoidi, è abbastanza frequente riscontrare questo tipo di problema.
E praticamente, a causa di uno stimolo infettivo, infiammatorio, una procedenza della ghiandola della terza palpebra, che diventa iperplastica, è quella cosa che gli anglosassoni chiamano occhio a ciliegia, si vede nell'angolo mediale dell'occhio, come una ciliegina rossa. Non è da trascurare, non è una patologia gravissima, comunque non è da trascurare. Sicuramente, rispetto a anni fa, dove si preferiva asportare questa ghiandolina, attualmente è preferibile riposizionarla. È un intervento chirurgico. Diciamo. Dove il cane non subisce assolutamente niente, giusto? Il cane può risolvere questo problema al 100%. L'importante è che sia un intervento ben fatto. Ben fatto. Bene, questo è tutto dall'ambulatorio di canilandia.it. Grazie e arrivederci. Noi ringraziamo di nuovo dottor Anfossi per i consigli utili verso questo cane. Il cane corso, sono in compagnia di Mario De Palmas, addestratore del Dog Sport. Stiamo vedendo, mentre parlo con te, delle immagini, di un attacco che abbiamo fatto prima. A cosa serve prima di tutto questo attacco, addestramento? Quello sarebbe il CAL, praticamente il certificato di attitudine al lavoro che viene richiesto al cane corso ai fini di selezionare il cane. Quindi il cane va sottoposto a una prova di coraggio, quindi un attacco improvviso e un attacco lanciato. Poi va anche sottoposto a un giudizio morfologico. In base alle due cose appunto viene dato giudizio al cane, sia dalla prova di coraggio sia della prova morfologica, diciamo così. Quindi è una cosa obbligatoria per far diventare, diciamo, il cane campione. Senza il CAL, senza la displasia dell'anca, il cane corso non potrebbe fare il campione italiano, diciamo così. Quindi sono delle cose obbligatorie che sono delle cose giuste, perché un cane deve dimostrare coraggio quando serve e anche tranquillità, ma appunto quando serve anche quella. Praticamente quando va in un campionato italiano, un campionato mondiale, per diventare tale deve avere questo riconoscimento, che è il CAL, che è diverso dagli altri che abbiamo visto di altre razze, come il Doberman, esatto, ad esempio, esatto, perché fa altre cose. Però mentre stiamo vedendo, proprio tu che fai, a parte il coraggio che devi avere per fare questa cosa è immensa, ma è una cosa, oltre il cane, l'esperienza, si inizia pian piano, ecco, non è, cioè, il cane morde perché è una cosa, va stuzzicato sull'istinto di preda, quindi cioè, posso anche dimostrare che poi il cane fuori è un cane tranquillo. Sì, assolutamente, l'abbiamo visto e lo vediamo. Sì, sì, no, sì. Dicevo, noi vediamo il cane che ti viene istigato da te praticamente con una sottospecie di frustino, sì. E dopodiché il cane viene ricacciato dal padrone per attaccare, in questo caso l'addestratore. Ma sì. Spiegaci bene il meccanismo, come avviene e quanto tempo più o meno ci occorre per fare una cosa del genere? Ma i cani nascono con l'istinto di preda, una cosa naturale che hanno nel DNA, diciamo così. Quindi va stimolato da cucciolo, si inizia con uno straccetto, poi si passa sempre un salamotto un po' più duro, poi si arriva alla manica, diciamo così. È una cosa che il cane ha naturale. Durante la lavorazione, diciamo che va corretta, insomma, perché il cane dovrebbe mordere a bocca piena e tenere il morso fermo per tutto il trasporto. Però ripeto, è una cosa che viene fatta stimolando l'istinto di preda del cane. Quindi diciamo che è un'aggressività anche controllata, non è un'aggressività innata. Esatto, è un'aggressività controllata. È difficile vedere un cane addestrato che fuori, anche il proprietario, è difficile vederlo che fuori faccia delle stronzate, diciamo così. Il cane tu gli insegni a essere controllato, avere l'aggressività controllata. Quindi è una cosa che nasce da quando è cucciolo e pian piano il cane. Poi pian piano si conosce il cane, si vede dove vuole corretto, dove vuole migliorato, insomma tutte queste cose qua. Più o meno in quanto tempo, ci vogliono anni, credo, per preparare un cane proprio che sia perfetto a questa tipologia di gara, chiamiamola così? Ma dipende appunto quello che... Allora, non ce n'è età, il cane può iniziare dai 3 mesi a fare lo straccetto pian piano perché ancora i denti non sono formati, però diciamo che l'attività agonistica dura finché il cane ce la fa, diciamo, a svolgere, insomma, tutto quello che deve fare. Non ha, si inizia da cuccioli, portando il cane in pista dove il cane mangia, si diverte, non è una cosa faticosa, iniziare con l'ubbidienza pian piano, con i richiami, la socializzazione, che è la cosa più importante per il cane, e poi pian piano si inizia appunto a fare gli attacchi con lo straccetto. La durata, bisogna sempre vedere il cane, la forma del cane, il quanto fisico del cane, insomma alle... queste cose qua. Poi è normale che, insomma,
più ne fai, meglio è. Meglio è. Esatto. Noi vediamo anche i bambini che camminano con i cani tranquilli, eccetera, ma io so che in questo centro di addestramento non si fa soltanto addestramento al cane corso, ma a tutti i tipi di cani. Sì, qua facciamo tutti i tipi di cani. Inoltre so che fai anche l'agility. Sì, sì, facciamo anche l'agility, che è una disciplina che non è nuova, è una disciplina che da poco, una disciplina che dà la possibilità a tutti i cani di divertirsi, di fare anche chi non ha il cane di razza, chi non ha il cane anche con a divertirsi e fare attività al cane, anche il padrone, è un'attività che corre, cioè si corre parecchio, quindi è una cosa bella, una cosa divertente per tutti, diciamo così, aperta per tutti. Quindi il consiglio che noi diamo: volete fare sport, prendetevi un bel cane, esatto, che sia bastardino, sì, sì, che sia di razza, vi mettete anche a fare agility e siete a posto, e vi divertite, insomma, così vi divertite, passate delle ore insieme al cane, che fa bene sia al cane che a noi che ci muoviamo, insomma, un po' di ginnastica non fa male assolutamente. Bene, io ti ringrazio Mario, ringrazio Mario dal centro appunto di addestramento Dog Sport, e do la linea come sempre da due a quattro zampe, particolare a parte agli amanti del cane corso, ma a tutti quelli che non conoscono il cane corso. Cosa vuoi dire? Se ne avete voglia di venire al nostro campo, conoscerete questa magnifica razza e probabilmente ne prenderete uno anche voi, sicuramente lo prenderete, perché conoscendo questa razza vi innamorerete subito. Come vedete, sono anch'io in compagnia di un cane corso, non è il mio ed è buonissimo, vicino a me. Io ve lo consiglio, come consiglio tutti i cani, soprattutto trattate tutti i cani nel modo più giusto che esista, cioè nel loro habitat naturale. Sono degli animali, vanno trattati come tali e bisogna stare attenti ad educarli. È inutile che diciamo cane attacca uomo, cane attacca bambino, quando semplicemente potrebbe essere colpa solo dell'uomo. Questo è il consiglio di caninandia.it, l'appuntamento è alla prossima puntata, grazie. So.